Le frasi che rovinano tutti i primi appuntamenti, quando partono a dirti questa cosa e tu sei già lì che dici ti prego no, non farlo, ma lui finisce la frase e la frase è tuo padre era un ladro e tu già sei lì che dici no, ti prego, non dirlo, perché deve aver rubato 2 stelle o a volte dicono 2 diamanti, dipende, e te l'hai messa al posto degli occhi e tu vorresti dire ma perché l'hai fatto, ora me ne devo andare per forza. Oppure un'altra frase è, ma il paradiso deve aver perso un angelo. E tu pensi, no, ti prego, non finirla, perché tu sei qui con me e tu vorresti dire, ma perché? E questo capita o al primo appuntamento, oppure ancora peggio, dopo che torni a casa nel primo appuntamento e non sanno cosa scriverti, ti scrivono questa roba e tu vorresti dire, ma perché? Cioè, perché rovinate tutto con queste 2 frasi che ormai nel 2022 sanno tutti che sono frasi da non scrivere a nessuno, neanche alla nonna, e invece niente. Ormai non c'è più speranza. Niente, volevo fare questo video perché sono 2 frasi che spesso mi sono state dette e che mi facevano scappare a gambe levate. Non so, a voi è mai successo, vero? Come avete liquidato la persona? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ciao.